anche Marca Corona presente a questo Coverings di Atlanta. Siamo in compagnia di Giuseppe Zanni, responsabile marketing. Perché gli Stati Uniti? Ma per Marca Corona gli Stati Uniti sono sempre stati un mercato molto importante e da qualche anno abbiamo anche, diciamo, sviluppato l'organizzazione qui nel, sul mercato americano. Abbiamo due magazzini, uno sulla costa ovest e uno sulla costa est, e oltre ad avere due magazzini abbiamo anche due resident manager che comunque aiutano a sviluppare ed implementare questo mercato che per Marca Corona rimane ed è un mercato molto importante. Ecco, un brand come si sviluppa negli Stati Uniti? In che modo si lavora negli Stati Uniti? Ma un brand si può sviluppare in diverse direzioni. Ogni azienda può sviluppare le proprie strategie. Marca Corona ha da sempre cercato di coltivare ed implementare i rapporti con la clientela, cercando di sicuramente sviluppare prodotti che potessero essere graditi sul mercato americano, e poi sicuramente con il servizio e con il supporto e con gli uomini. Ecco, legni, pietre, sono queste in genere le fonti ispiratrici? Beh, diciamo che ultimamente legni e pietre le hanno fatto da padrone, e quindi comunque sono i prodotti più in voga. In particolare ho visto a questo Coverings comunque che la tendenza è quella di miscelare le grafiche, le superfici, e quindi non più imitare semplicemente il legno, non più imitare semplicemente la pietra, ma cercare di miscelare i diversi prodotti in modo tale da riuscire a realizzare collezioni che possano essere, con le nuove tecnologie, più interessanti rispetto al mero copiare la pietra naturale piuttosto che il legno. Quali sono le collezioni con le quali vi siete presentati a questo Coverings? Marca Corona quest'anno ha presentato tre collezioni, due linee Marca Corona e una linea Contract più economica. Per quanto riguarda le linee Marca Corona, abbiamo l'Universe, sono diversi formati, quattro formati, quattro superfici. L'ispirazione appunto sono diverse pietre, quindi le grafiche di diverse pietre miscelate insieme, e quindi pensiamo a tutte le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere utilizzate sia nel residenziale che nel commerciale. Poi abbiamo sviluppato un'altra linea che è un vein cut, è un unico formato, quattro colori, una linea molto semplice, efficace, e pensiamo anche questo possa dare, insomma, delle risposte alle esigenze della nostra clientela, alle domande della nostra clientela. E poi abbiamo presentato un marmo, un effetto marmo, sono cinque colori, tre formati, e questo pensiamo possa essere, è una collezione molto semplice che può aiutare a supportare la nostra clientela, soprattutto nel residenziale.